In compagnia dell'avvocato Domenico Naccari, presidente della Fondazione CRE. Allora, avvocato, intanto ricordiamo le motivazioni che la portano qui per parlare delle prime applicazioni della riforma della filiazione. Intanto perché è un tema particolarmente sentito, era una riforma necessaria, necessaria perché ormai la filiazione è, c'è il concetto, il nuovo concetto di figlio unico, nel senso che unicità dal punto di vista giuridico, non c'è più la discriminazione tra figlio naturale e figlio legittimo, e quindi noi abbiamo pensato come Fondazione CRE, come Istituto Italide, di realizzare questo convegno a scopo divulgativo per gli operatori del diritto e non, per informare quali sono le novità di questa riforma, una riforma che era attesa perché oggi i matrimoni sono sempre più in crisi e le coppie cosiddette di fatto meritano e meritavano di tutela, di conseguenza meritano tutela i figli che nascono al di fuori del matrimonio, e pertanto questa riforma ha posto fine a quello che è stato un dibattito anche giurisprudenziale sull'equiparazione o meno, equiparazione che già esisteva, l'unicità ancora no, e quindi la riforma chiarisce proprio questo, che il figlio sia nato fuori dal matrimonio, nato all'interno del matrimonio, è uguale, non c'è più discriminazione, il concetto di figlio è unico. Avvocato, il CRE con Italide e anche con la Federnotai, insieme si può, insieme è possibile organizzare eventi, convegni, relazioni come quella di oggi, ecco, l'importanza di essere insieme e di mettere insieme le sinergie. Assolutamente, la Fondazione mette insieme tutta una serie di comuni italiani, oltre 200, quindi è rivolta agli amministratori, ai professionisti, e insieme all'Istituto Italide, ovviamente in questo caso ai notai, offrono un servizio alla cittadinanza, perché laddove vi sono dei temi importanti come quello odierno, è importante che strutture come la Fondazione, l'Associazione e anche i professionisti si mettano al servizio della collettività, ed è quello che abbiamo fatto oggi.